un riferimento a qualcosa fatto per quanto riguardava effettivamente un'anagrafe. Sì, a Milano proprio. A Milano, l'assessore competente Maiorino ha detto, beh, lì si trattava però di una sorta di censimento a fini scolastici. Invece quello di Salvini è altro, diciamo così. E lei, visto che poi, non dimentichiamo, adesso è l'opposizione, ma governa ancora in molte regioni insieme alla Lega, la Lombardia, il Veneto, la Liguria, il Friuli, cosa pensa? Sa che io prenderei le impronte digitali a tutti, io in prima persona, ma non per una discriminazione. Le prenderebbe da sola? Sì, da sola, guarda, metto qui. No, nel senso che io sono convinta che avere un'identificazione, oggigiorno, per tutti, non mi interessa che siano Rom, che siano italiani, che siano europei, ma in un momento anche di terrorismo e insomma di operazioni che stiamo affrontando, di maggiori controlli, vivendo qui a Bruxelles, vivendo anche in Francia. Mi spiace, ma io le impronte digitali le prenderei anche agli italiani e io in primis sarei molto propensa ad avere una carta d'identità con dei maggiori dettagli. Quindi non è una questione di Rom o non Rom. Poi se ci sono delle questioni di criminalità o di bimbi che non vanno a scuola, questo in campi Rom, questo è un altro discorso. Ma sull'identificazione, guardi, sono sempre stata molto su questo rigida, perché quando uno non ha nulla da nascondere, bene che si identifichi.